Grande Fratello. Alfonso Signorini scioccato. Alessio Falsone scarica Anita Olivieri. I fan sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Nella casa del Grande Fratello, la storia d'amore tra Alessio e Anita sembra avvicinarsi al capolinea. Dopo un bacio che ha fatto sognare i telespettatori, il loro rapporto sta vacillando. Anita non lo sa ancora, ma Alessio ha già confidato a Rosy Chin i suoi piani futuri. Alessio credeva che Anita avesse chiuso definitivamente con il fidanzato Edoardo, consolidando una crisi già esistente. Anita aveva già espresso a Rosy la sua mancanza di emozioni durante il bacio di San Valentino con Edoardo. Non ho sentito niente. L'ho fatto perché era quello che volevo. Queste parole, però, hanno lasciato un retrogusto amaro e molti dubbi sulla sincerità di Anita. Ora Alessio adotta una tattica simile, esprimendo dubbi sul loro futuro a causa della distanza geografica. Anche se non chiude del tutto le porte a un possibile proseguimento della loro frequentazione, le sue affermazioni suggeriscono una possibilità remota. Può succedere che esco e sono coperto di fai. Sono molto onesto. Le ultime dichiarazioni di Alessio hanno il sapore di un addio. Sta di fatto che ieri a me hanno messo pressione pesante. Dopo la settimana in suite, conclude dicendo: se uscivo dalla suite abbracciandola mi sarei sentito il capo dei co. Poi lascia fare che è stato tutto naturale. Da queste parole emerge che Anita non rappresenta la prima scelta per Alessio, il quale sembra pronto a esplorare nuove strade una volta fuori dalla casa. Questo atteggiamento ha scatenato critiche da parte del pubblico. Stai solo usando Anita. Eppure, Anita appare profondamente coinvolta. Ci siamo fatti un colloquio all'inizio. Non abbiamo parlato di sentimenti, ma è stata una cosa molto embrionale. Pensavo non ci fosse di meglio e tornavo sempre indietro. Ora so che non è così, aveva detto lei, riflettendo sulla loro esperienza in suite. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.